Noi continueremo a fare quello che ha fatto Giorgia Meloni in questi mesi, cioè convincere l'Europa a cambiare approccio. Noi abbiamo sprecato tantissimi anni in cui l'Unione Europea ha parlato soltanto di ridistribuzione dei migranti che arrivavano perché considerati strutturali, come dice la collega Gribaudo, quindi di fatto inevitabili e ineluttabili. Da quando è arrivata Giorgia Meloni nel nostro governo, oggi l'Europa finalmente ha cambiato linguaggio. Nei documenti ufficiali del Consiglio Europeo finalmente si ragiona di come ampliare gli accordi di cooperazione con i paesi terzi, esattamente sul modello che l'Italia ha spinto l'Unione Europea a firmare con la Tunisia, che oggi è diventato lo stesso modello che si applica anche con l'Egitto e che dovrà essere esteso. Si parla di protezione dei confini, si parla di politiche di rimpatrio gestite a livello comune dai 27 paesi europei, si parla di rafforzamento di Frontex, che è l'agenzia Senta, ma che dovrebbe Finanza, presidiare le lei li frontiere. conosce, lei conosce quella che io definisco, non se la prenda, giornalisticamente l'onda nera. L'onda nera, il suo filo rosso la tiene insieme, è ancora l'immigrazione o una certa, come possiamo dire, allergia per l'Europa Ma non c'è nessuna burocratica? onda nera, non c'è nessuna onda nera, ci sono politiche di buon senso. Prima sentivo un'intervista datata ormai di Marine Le Pen Sì. che citava una cosa che anche noi condividiamo, il diritto a non emigrare, che peraltro è stato più volte ribadito anche da eminenti pontefici senza destare scandalo. Non c'è il diritto a migrare, c'è il pieno diritto da riconoscere quello a non emigrare, cioè a consentire di creare le condizioni nei paesi di provenienza per questi disperati di poter avere un futuro lì e evitare di arricchire le mafie, i trafficanti di esseri umani che selezionano all'ingresso chi può o non può venire in Italia e quindi in Europa. Questa tratta deve finire. L'unico modo solidale e umano di farlo finire è evitare che queste persone partano creando lì delle condizioni di sviluppo e di lavoro. Questa è la politica che Giorgia Meloni sta portando in Europa. Finalmente, nonostante tutte le proteste della sinistra italiana ed europea, che era contro l'accordo con la Tunisia, contro l'accordo con l'Egitto, contro l'accordo dell'Italia con l'Albania, contro qualsiasi tentativo di risolvere in maniera, questa sì, strutturale il tema dell'immigrazione irregolare, si deve andare avanti in questa direzione. Noi speriamo che con i numeri che sono emersi dalle elezioni di ieri, che comunque segnano uno spostamento a destra dell'asse politico del prossimo Parlamento europeo, ci possa essere questa possibilità. Politiche pragmatiche che servono a limitare le partenze e avere un'immigrazione regolare, controllata, selezionata e qualificata come in qualsiasi nazione civile avviene.